Siviglia, Milano la Madonnina brilla sotto gli occhi. Realizzata da un privato, aspettiamo un attimo One Piece, è realizzata da un privato, no però no, però non potete salire tutti qua, andiamo fermati, fermiamoci qua, ok, allora il carro si chiama 25 novembre ed è un carro dedicato alla lotta per la violenza sulle donne. Quindi fate un applauso a questa, a Benedetta De Jure Wedding che ha pensato questo carro, che ha pensato questo carro per contro la violenza sulle donne. Allora adesso procediamo, dai che adesso scendiamo tutti da qua perché sennò ma poi è diventato un problema sto palco. Allora signori, aspettiamo un attimo, adesso i ragazzi sono un po' esaltati, se ne stanno andando. Allora intanto il carro rimane in piazza perché chi si vuole fermare a ballare poi può rimanere in piazza. Vuole parlare? Sì, che vuoi dire? Dici. Intanto buonasera a tutti. Facciamo un piccolo discorso perché non vogliamo rubare il tempo lì. Non riusciamo a fare il balletto perché ci siamo persi un po' tutti. Vabbè. Quindi facciamo solo un piccolo appunto. Intanto vogliamo ringraziarvi tutti dell'attenzione, questo è importantissimo. Salve, buonasera a tutti e a tutte. Ci tengo a dire due parole su questo carro che comunque ha un tema molto forte e non indifferente. E come avete capito, io sono Benedetta De Jure e vi spiego il perché ho voluto far realizzare questo carro che sicuramente ha fatto riflettere e discutere di questa scelta per un tema di carnevale. Ho voluto far rappresentare questo carro perché mi sta a cuore questo argomento e perché sono sempre stata molto attiva al riguardo. Anni fa mi sono laureata in scienze sociali e con la mia nuova attività da organizzatrice di eventi si è presentata questa occasione. Ho voluto unire le due cose per cui tengo molto e per cui ho avuto una crescita professionale e che quindi raccontano e rappresentano la persona che sono. Dato che la sfilata di carnevale è un evento che viene seguito da molte persone, ho voluto far realizzare questo carro con questo tema forte, con un significato non indifferente, ma che purtroppo esiste. Ho voluto realizzare un carro per sensibilizzare questo fenomeno, perché ognuno nel proprio piccolo può fare la differenza. Io investo ogni giorno nella mia attività e questa volta ho voluto realizzare un qualcosa che potesse aiutare il prossimo. Si parla ogni giorno di violenza contro le donne e così ho voluto ricordare tutte quelle donne che purtroppo non ci sono più e per ricordare che tutte le donne sono libere di vivere la propria vita come e con chi vogliono. Con questo carro voglio lanciare un messaggio e far capire che sono dalla parte di tutte quelle donne che purtroppo non riescono a denunciare, per vari motivi. Quella singola donna che ha bisogno di aiuto può essere tua madre, tua sorella, un'amica, una vicina di casa,
quindi non lasciarla sola. E sono sicura che in mezzo a noi c'è qualcuna che fa fatica a confidarsi con un'amica di tale disagio o fa fatica a chiamare il 1522. Io qui oggi spero di aver dato per questo motivo supporto a tutte quelle donne che si trovano in difficoltà e di aver dato loro coraggio e far capire che non sono sole, ma con le apposite strutture e reti di sostegno possono essere supportate. Per questo 25 novembre sempre, per ricordarci più spesso che questo fenomeno purtroppo esiste, ma insieme possiamo fare la differenza cercando di contrastarla. Grazie per l'attenzione. Un applauso. Allora io vi lascio e vi ringrazio veramente di cuore. Fatevi un applauso grossissimo. L'amministrazione è orgogliosa di voi. Grazie all'amministrazione, senza l'amministrazione questo non poteva essere. Grazie che l'hai detto. Allora l'amministrazione è con voi ragazzi, si fida di voi, ha fiducia di voi e continuerà a finanziare questo carnevale. Lo dico da parte di tutta l'amministrazione, come però un attimo, sì. Lo dico da parte di tutta l'amministrazione comunale, da parte dei miei colleghi consiglieri, dei colleghi assessori, da parte del sindaco Leo Castiglione, che è altrove a Lanciano per una manifestazione. Io ci credo in voi, noi ci crediamo molto, lo abbiamo dimostrato e abbiamo dato fiducia. Abbiamo dato, però abbiamo sentito a strillare 3 ore e mezzo. Mo 30 secondi di silenzio lo potete fare, sì, ok. Allora, noi ci crediamo in voi e abbiamo dato fiducia a Giacomo, i bambini fanno così, noi ragazzi, i bambini piccoli. Abbiamo dato fiducia a Giacomo Radogna, siamo orgogliosi del suo lavoro, del lavoro di tutte le scuole e di tutti coloro che hanno lavorato a questo carnevale. Grazie, grazie, grazie. Io farei un super mega applauso a tutti i ragazzi di Ortona che hanno reso queste due manifestazioni, queste due sfilate speciali. Ma c'è da dire che dietro al carnevale non ci sono solo due sfilate, ma c'è tanto altro. I genitori dei bambini insieme ai ragazzi è un mese e mezzo che si impegnano per la riuscita di questo evento e possiamo dire che è riuscito alla grande, perché non solo qua ma anche nelle città limitrofe si parla solo quest'anno del carnevale di Ortona. Quindi un altro applauso a questo carnevale. Noi sappiamo che Ortona è un'eccellenza e deve tornare protagonista su ogni fronte. Noi siamo un gruppo di ragazzi che si rendono da fare ormai da tempo, molti ci conoscono per gli eventi al castello, famosi. Possiamo dire che ci impegniamo, che le cose che sappiamo fare, i risultati si ottengono. Si parla qui e fuori da questa città e questo è un grandissimo risultato. Basta andare fuori, basta parlare di altre città, cominciamo a far parlare gli altri di Ortona. Si può fare, facciamolo! Ok, andiamo avanti con le premiazioni. Allora, prima di fare le premiazioni, di dire grazie a tutti i gruppi, io voglio ringraziare in modo particolare tutti quelli che ci sono stati vicino e ci hanno fatto la sicurezza, come i carabinieri, i vigili, la finanza, il CNAB, nonché il gruppo di Lorenzo. Perché senza di loro penso che non potevamo andare da nessuna parte. Poi io voglio un applauso oltre l'emisfero per Cristiana, perché senza di lei sappiate che non possiamo fare nulla, quindi per favore un applauso grande per lei da parte di tutti noi. Ringrazio anche tutti i nostri collaboratori più stretti, quali Alberta, Lorella e tutti i ragazzi, Lorenzo, io non me li ricordo tutti, e infine, ma non per ultimi, tutti voi, perché siete stati magnifici
educati, pieno di vita, e anche se ci hanno levato la vita con la musica è vita. Ragazzi, grazie di cuore. E andiamo avanti, bellissima Ortona, vai! Anche perché chi ha detto che Ortona è una città per giovani? Lo dicono, le dicono quelli tristi. Allora, il primo attestato di partecipazione lo diamo alla ragioneria e in particolare a due ragazze, Medina e Federica, che da sole, lo possiamo dire, da sole hanno costruito un carro intero, due ragazze. Prego. Bravissime. Complimenti. Quest'anno poi abbiamo avuto un grandissimo ritorno, il più importante, io ne ho parlato tanto, ovvero il ritorno dei bambini. E quindi affidiamo questo premio a chi si è fatto carico di questo grande impegno, ovvero Alessia Di Iorio e Davide Menga. E ovviamente mio fratello Alessandro Basti. No, io volevo ringraziare veramente tutti, perché è stata una bellissima esperienza, irripetibile sicuramente. No, è stata bella, è stata coinvolgente, emozionante, abbiamo pianto, abbiamo riso. Ringrazio i genitori, come ho detto, perché senza di loro tutto questo sarebbe stato impossibile. Chi ha creduto in questo progetto e soprattutto Alessandro Bassi, un applauso grandissimo, perché è stato con noi dall'inizio alla fine, ha detto Alessia io ti aiuto ed è rimasto al nostro fianco. Quindi grazie Alessandro di cuore che ci hai supportato e sopportato. Grazie a tutti. Io volevo solo dire una cosa. Io insieme agli altri genitori abbiamo trascorso più di un mese insieme a questi ragazzi e vi posso assicurare che sono dei ragazzi fantastici. Sono educatissimi, siamo stati bene insieme, abbiamo riso, abbiamo abitato le vite insieme, quindi voglio dire grazie a loro, grazie veramente. Scusate, rubo giusto due secondi, da parte mia verso tutti i genitori che hanno collaborato nel carro dei bimbi, perché veramente sono riconoscente di questa cosa, lo do simbolicamente ad Alessia. Dai, muovi, prendi. Grazie a tutti di cuore, grazie ai genitori, grazie agli sponsor, grazie veramente a tutti. Grazie, grazie, grazie. Giacomo, prego. Sì, volevamo dare un secondo la parola a Medina e Federica che volevano... Buonasera a tutti. Volevamo ringraziare... Buonasera. Volevamo ringraziare il Comune di Ortona, Cristiana Canosa, per aver dato modo di realizzare questa festa, questa bellissima festa, e soprattutto volevamo ringraziare Fabio Ciampoli per averci dato una mano per realizzare il carro, Alessandro Basti e Thomas Monaco per averci prestato tutti gli attrezzi necessari per realizzare il carro, Simone Cupido per avviti. Bravo! E niente, speriamo che in qualche modo abbiamo aiutato ad ampliare questa sfilata e niente, ringraziamo tutti, soprattutto i ragazzi del balletto per aver contribuito a questo carnevale insieme a noi. E l'ultima cosa che diciamo, Ortona, avviti! Ok, adesso premiamo un altro carro privato dalla parrocchia di Santa Maria, l'Arca di Noè. Complimenti, vi aspettiamo anche l'anno prossimo, sempre in carro. Buonasera Ortona, che spettacolo questa serata, carnevale stupendo, veramente stupendo, grazie a tutti, a chi si è impegnato, all'organizzazione, all'amministrazione comunale, alle persone che si sono occupate della sicurezza, alle forze dell'ordine, grazie a tutti, grazie.
poi devo ringraziare in maniera particolare giustamente la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, perché veramente è stata per noi una grande avventura. Ci siamo incontrati una sera in parrocchia e ci siamo guardati e abbiamo detto forse si può fare, e l'abbiamo fatto, quindi questa è una grande soddisfazione. Grazie a Don Graziano di cuore veramente. Sì, poi dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla costruzione del carro. Abbiamo passato delle splendide serate con tutti i ragazzi di tutti i carri, devo dire, è stata un'esperienza bellissima, veramente bellissima. Quindi grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato, a tutti gli amici, a tutte le ragazze, a chi si è occupato della coreografia, a tutti i bambini che hanno partecipato al nostro carro, ma a tutti i carri. Grazie, grazie di cuore. Abbiamo avuto un altro carro privato, una nave grandissima che tutti avete potuto osservare, il tema One Piece, realizzato e progettato da Fabio Ciampoli e la sua ciurma. Complimenti. Complimenti veramente. Grazie, grazie della partecipazione. Grazie signore. Vado un applauso a questo carro, dai, dai. Fabio, puoi salire per favore? Vabbè, volevamo ringraziare l'amministrazione comunale e tutta la cittadina che ha partecipato con entusiasmo a questo carnevale 2024 e speriamo di rivederci anche l'anno prossimo, perché Fabio non molla. Iniziando con gli istituti superiori abbiamo il liceo classico tema SpongeBob. Complimenti. Buonasera a tutti, mi chiamo Giovanni Paolo, non è stata un'avventura facile, ma quest'oggi siamo qui e un ringraziamento speciale lo voglio fare a tre dei miei più grandi amici che mi hanno aiutato in questa impresa, sono Francesco Gatto, Tommaso Palermo e Marta Valentini. Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi del liceo classico che hanno colto lo spirito del carnevale e sono riusciti a conciliare studio e realizzazione del carro. Al nostro più grande sponsor, il candidato alla regione Rocco Paolini, che ci ha finanziato ed è stato con noi durante tutto la costruzione del carro. Questo è stato il nostro più grande sponsor. Stai facendo campagna elettorale, non mi sembra. Assolutamente no, è stato un grande amico che ci ha aiutato in tutta la costruzione, semplicemente questo. Gli altri sponsor che ci hanno aiutato sono Mondial Car, Girasole, Radica Auto e tantissimi altri che davvero hanno permesso la realizzazione di questo carro. Grazie davvero. Ok, e poi abbiamo Benetta di Iure Wedding, carro 25 novembre, lotta contro la violenza sulle donne. Prego. Ok, grazie. Moreno. Quest'anno io ci ho creduto come non mai, ci siamo ritrovati, abbiamo visto che determinate cose in questo paese si possono fare e non sono morte come la gente dice, e soprattutto io, come ben sapete, ho partecipato a due carri. Questi due carri per me sono stati un'unica famiglia, perché solo grazie a Fabio Ciampoli, che vorrei un applauso da tutti, pure da chi non lo conosce, perché voi non sapete l'anima che ci mette Fabio nel fare un carro, nell'organizzazione di un carro è qualcosa di incredibile, ha aiutato tutti per fare il carro, diciamo, per far riuscire il carro, ma il suo era ancora non pronto. Considerate questa cosa, quindi niente, grazie a voi, alla prossima. Grazie Moreno, grazie mille. Andiamo avanti, altro istituto superiore, liceo scientifico, tema Aladdin. Complimenti ragazzi. Buonasera a tutti.
Vi rubo solo due minuti, volevo ringraziare tutti quanti, a partire da Gaia che mi è stata vicina in tutto questo percorso, ma soprattutto a chi è stato dentro al capannone, perché in un modo o nell'altro ci siamo aiutati a vicenda tutti quanti. E niente, ringrazio Giacomo, l'amministrazione comunale che ci hanno permesso di fare tutto ciò, e niente, è stato veramente bello, grazie a tutti. Grande liceo scientifico! Altro istituto tecnico nautico tema Scarface. Chi abbiamo? Non c'è nessuno. I quinti stanno in crociera. Complimenti a tutti. Poi? Chi abbiamo? Abbiamo il professionale tema Willy Wonka, fabbrica di cioccolato. Un applauso grande lo farei al pioniere Thomas. In questo mese è stato super. È stato il migliore educato. Vai Thomas! Ha dato una mano unica. Senza Thomas il carnevale che abbiamo visto non avremmo visto. Un applauso grandissimo a Thomas. Volevo dire due parole, volevo ringraziare tutte le persone che sono state vicine per realizzare questo carro, Thomas in particolare, il carro di Fabio Ciampoli e tutta la sua squadra, tutti gli sponsor. Volevo ringraziare la città che ha risposto benissimo in questi giorni. Volevo dire un'altra cosa, spesso veniamo definiti come una città morta dove non c'è mai niente, però penso che gli ortonesi sanno divertire quando c'è divertimento, e l'abbiamo dimostrato questi giorni. Grazie a tutti. Io volevo dire l'ultima cosa a Viti. Altri due ringraziamenti speciali vanno ad Alessio Fiori, che ci ha aiutato tantissimo per la realizzazione di questo evento, e poi alle ballerine e coreografe Marica e Melissa Tiberio per la scuola di ballo Dirt Dancing Ortona. Oltre che a mettere a disposizione la loro professionalità, hanno messo anche a disposizione la loro scuola di ballo. Grazie ragazze. Giacomo, il ringraziamento più grande a Giacomo Radogna. Perché i ragazzi come lui sono quelli che poi creano tutto questo, quello che abbiamo fatto pure la scorsa estate e che faremo l'estate che verrà. Vai. Meno male. Grazie. Ok. Cominciamo con la premiazione. Ok, passo il microfono a Katia e Simonetta. Mi arrestano? No, non mi arrestate, oh, per favore! Allora, premiamo per la coreografia la migliore coreografia. Oh! Liceo scientifico! Bravo! Ma che sbocco è il liceo scientifico! Vabbè. Volevo ringraziare tutte le ragazze che si sono messe con impegno per poterci consentire di vincere questo premio. Volevo ringraziare Melissa e Marica che
ci hanno messo veramente tutto. E niente, il ringraziamento maggiore va a loro, ma soprattutto anche alle ragazze. Grazie a tutti. Grazie, andate via ragazzi, su, scendete, su, giù, 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 scendete per favore, grazie. Vai, ritiri. Benedetta degli Iure Wedding. Brava. Grazie. Credo che questo premio sia per tutte le donne, non è solo mio ovviamente. Brava. Quindi grazie ancora. Complimenti. Ok. No, ragioneria. Ok. È arrivato il momento più importante della serata. Pronti per premiare il miglior carro carnevale 2024? Facciamo una ola. Ancora, ancora. Di cioccolato, viva il professionale, viva Thomas, eccolo, auguri, congratulazioni. Vai Thomas, due parole per noi. Volevo ringraziare tutti quanti, in particolare il gruppo di Fabio, perché ci ha dato costruirlo. Grazie mille. E grazie mille anche a un service speciale, World Sound. Thomas, il proprio nome. Grazie a tutti, buonanotte. Un secondo di attenzione. Viva Ortona, viva Ortona! E viva Ortona! Vogliate bene Ortona! Oh, la musica! A dove c'è? Allora!